avviando anche la registrazione, così che anche chi non è presente, qualcuno già mi ha chiesto di poter poi rivedere il nostro incontro perché magari in questo momento non potrà essere presente. Quindi vorrei ringraziare la Cisco per la disponibilità a ospitare questo ciclo di seminari all'interno delle attività, le sue attività di quest'anno, e vorrei ringraziare in particolare naturalmente tutti coloro che sono intervenuti in questo webinar che appunto ha come obiettivo dialogare insieme con libertà e con diverse angolazioni da diverse prospettive in una modalità come questa dei webinar che ci consentono di dialogare in una ampia comunità di studiosi. La ricostruzione dei percorsi in cui prese corpo in Italia lo Stato nazionale, come sappiamo bene, ha costituito a lungo oggetto di riflessione della classe dirigente e dell'opinione pubblica. Per questo anche oggi, e noi stiamo ragionando su tensioni tra Stato e società, per esempio, e per questo stiamo riflettendo sul lungo cammino che a partire dall'Ottocento ha contribuito a formare lo Stato unitario e le istituzioni rappresentative. Io sono qui all'interno dell'aula dell'università e ho appena finito un corso di lezioni su storia della rappresentanza sociale e politica. Ormai lontana da approcci retorici e collocate in una prospettiva di comparazione internazionale, la ricerca sul risorgimento consente oggi ancora ampie possibilità di approfondimento e di spunti interpretativi. E tuttavia, mentre assiste a un significativo confronto di studi e metodologie sulla genesi dello Stato nazionale, mentre gran parte anche del discorso pubblico, e non solo in Italia, continua a ruotare intorno alle problematiche aperte nel XIX secolo, lo studio del Risorgimento appare chiamato a ritrovare una propria identità nelle ricostruzioni di lungo periodo, ricollegandosi a maturi percorsi storiografici, senza i quali è difficile fare avanzare la ricerca, rafforzando le potenzialità manifestate in nuove piste di ricerca. Mi pare ci sia un ritorno da parte di giovani ricercatori a studiare l'Ottocento, rinnovando spazi archivistici, museali, istituzionali. Su questi temi abbiamo voluto fare una riflessione comune di insieme, perché ci sembrano che tutti questi temi aiutino a immaginare una prospettiva che ha per obiettivo di superare il rischio di paradigmi ripetitivi, di frammentazioni particolaristiche degli studi, oppure al contrario, di restringere gli studi in schemi di categorie che si pretendono esaustive ed esaurienti la ricerca. Mi pare che queste siano delle tentazioni presenti. Tentazioni che, a mio avviso, possono essere di freno alla ricerca, che invece tende a porre domande nuove e appunto ha bisogno di scavi sulle fonti archivistiche, non solo, e ha bisogno di una ponderata riflessione. Proprio perché abbiamo visto e vediamo tutte queste potenzialità e anche tutte queste difficoltà che si profilano all'orizzonte, in questo quadro è parso utile a me e ad alcuni colleghi e amici, in primo luogo a questi ragionamenti abbiamo iniziato a farli con Roberto Balzani, in margine ai cantieri di storia della Cisco che si sono svolti a Modena qualche anno fa, e poi con i colleghi Arianna Risirota, Riccardo Piccioni, Gianluca Fruci e Stefano Razzi. E per questo abbiamo immaginato di organizzare questo ciclo di quattro incontri, coinvolgendo studiosi che sotto diversi profili conducono ricerche sul periodo risorgimentale, assicurando un profilo intergenerazionale e internazionale,
interfacciandoci con esponenti delle istituzioni, dei media, della scuola, dell'associazionismo, degli studiosi. Perciò, in questo senso, per concludere questa mia breve introduzione, il seminario odierno, in tale più ampio disegno e articolazione dei seminari, intende richiamare l'attenzione sul dibattito su alcuni caratteri della ricerca storica, dei suoi indirizzi, anche alla luce delle fonti disponibili, attraverso esperienze di studio condotte in diversi campi di indagine. Ringraziando fin d'ora tutti coloro che interverranno al dibattito, poi ci sarà anche l'opportunità di discutere un 20 minuti, 30 minuti su quello che ci siamo detti, proporrei a Carmine Pinto di introdurre i nostri ragionamenti, sia perché ha animato il dibattito sugli studi dell'Ottocento con alcuni significativi studi sul brigantaggio, sia perché ha sostenuto l'organizzazione della ricerca tramite progetti PRIN nazionali e reti internazionali, sia perché soprattutto recentemente si è assunto l'onerosa direzione dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, avviandone la ripresa dopo anni di commissariamento che ne hanno mortificato gli spazi d'azione e ne hanno modificato la sua struttura istituzionale. E dunque, Carmine, chi meglio di te può introdurci a questa riflessione? Abbiamo tutti più o meno un quarto d'ora di tempo per dialogare assieme, quindi ti lascio con molto piacere la parola. Grazie di essere intervenuto, Carmine. Grazie a te, Andrea, di promuovere questo incontro. Ovviamente un saluto a tutti i colleghi, gli amici che vedo connessi. Credo che l'invito era a fare un po' un punto sulle esperienze che ognuno di noi ha fatto in questi anni. Io parto però da una premessa, cioè che spesso ci si lamentava della scarsa attenzione su alcuni temi, in questo caso sulla storia dell'Ottocento e del Risorgimento. In realtà viviamo una fase esattamente opposta. Innanzitutto perché la quantità di studi e di ricerche che a livello nazionale, a livello europeo, ma a livello internazionale sono in corso, sia attraverso percorsi, diciamo, di scuola, sia attraverso percorsi individuali, sia attraverso grandi progetti di ricerca finanziati, sono un numero esponenziale. Poi ci torno. In secondo luogo, perché c'è un'attenzione al discorso pubblico notevolissima, c'è una grande... un grande successo, diciamo, non solo dei testi scientifici, ma anche di testi che il mondo scientifico propone al pubblico, e lo vediamo, diciamo, da quanti libri, secondo me, sono andati bene nel mercato editoriale più ampio che riguardano l'Ottocento, lo vediamo dal successo nei premi, mi riferisco all'Italia in questo caso, che hanno libri sull'Ottocento, e poi lo vediamo dalla quantità smisurata di iniziative, eventi, fiction, programmi, romanzi storici, ricostruzioni in costume, questioni politiche, a volte questioni politico-culturali, a volte del tutto inventate, ma che comunque fanno dell'Ottocento un terreno di grande passione, di grande ricerca. È chiaro, si tratta di un pezzo, di un fenomeno molto più ampio, che è il ritorno sorprendente e massiccio della storia nel dibattito pubblico, nel consumo culturale e anche in quello popolare, però questo non toglie che sia un fenomeno in generale notevolmente positivo, poi diciamo complicato invece quando entra nel terreno del dibattito politico, almeno in alcuni casi. Però diciamo questa è una cornice rilevante che spazza via un po' l'atteggiamento, l'Ottocento non interessa e così via. Questo però pone un altro problema, di cui si è discusso tra l'altro in un seminario un po' di giorni fa: come questo successo dell'Ottocento, discorso pubblico, la ricerca storiografica, incontra poco il mondo della formazione scolastica. Questa è una questione tutta italiana, per quello che io ne so, ovviamente, e incontra relativamente poco le cattedre universitarie, no, relativamente poco, in maniera meno forte di prima, le cattedre universitarie, perché ovviamente la contemporaneistica si è ampliata a terreni più vasti, e cattedre specialistiche che riguardano l'Ottocento e il Risorgimento sono sicuramente un numero più limitato in confronto, diciamo,
ad altre epoche. Quindi io direi un quadro generalmente positivo, con criticità collocate nel mondo della formazione scolastica universitaria, che possono essere sicuramente un terreno di iniziativa della società della storia contemporanea che ha accompagnato questo seminario. Seconda questione, l'esperienza di ricerca generale. Ho partecipato a un censimento, ho seguito un censimento che ha fatto la rassegna storica del Risorgimento, che è appena tornata in libreria, e in Italia, diciamo, su questa prima indagine ci sono 100-120, parliamo solo di giovanissimi, cioè dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, che in questo momento stanno facendo ricerche sull'Ottocento, un numero rilevantissimo rispetto ad altre esperienze che noi conoscevamo, un numero rilevante che ci dà anche un panorama, diciamo, del terreno di queste ricerche. Cioè, c'è ovviamente la prosecuzione del filone che era iniziato negli anni 90, cosiddetto, che noi definiamo, però, diciamo, ormai queste definizioni sono ampiamente superate. Però lo dico solo per esemplificare, cioè di coloro che si occupavano prevalentemente di aspetti politico-culturali, culturali, della società, dei media, della comunicazione, della narrazione, della rappresentazione. C'è un filone molto ampio, molto diffuso, legato agli studi sul conflitto, la violenza, la guerra, che è diventato molto forte, negli ultimi anni. C'è una componente, in crescita che studia le istituzioni, alcune istituzioni in particolar modo, su questo tornerò dopo, e c'è una componente significativa che continua studi, diciamo, sui gruppi sociali, non ovviamente come era stato negli anni 70-80, ma continua a permanere. Quindi, ovviamente, poi c'è un'enorme componente di studi di carattere internazionale, cioè di persone che studiano l'Ottocento su profili che riguardano circolazione di uomini, rappresentazioni, questioni politiche, geopolitiche, diplomatiche di carattere internazionale. Quindi un quadro molto ampio, dove a mio avviso distinzioni di ordine tradizionale, storia politica, storia culturale, storia sociale sono largamente superate, sono sullo sfondo. Cioè, è chiaro che ci sono sensibilità, interessi, argomenti prevalenti, ma all'interno della capacità di muoversi utilizzando tutti gli strumenti, diciamo, della ricerca storica. Questo è il quadro generale che io vedo e che anche da questo punto di vista io considero enormemente positivo. Passo avanti, l'esperienza in cui mi sono mosso io personalmente in questi anni, che, se capisco bene, diciamo, dovrei presentare, dovrei raccontare, riguarda fondamentalmente tre grandi aree di ricerca. La prima, che ha avuto un carattere prevalentemente internazionale, si è mosso intorno a un gruppo che poco alla volta si è ritrovato intorno, diciamo così, a due PRIN spagnoli, ma in realtà era molto più ampio, anche se la base centrale era Saragosa, e che ha discusso a lungo su temi che riguardavano, diciamo, era partito come lo studio di quello che una quindicina d'anni fa, una dozzina d'anni fa, sembrava un tema almeno apparentemente poco conosciuto, e cioè la controrivoluzione nell'Atlantico e nel Mediterraneo. E quindi è un gruppo che si è misurato molto sui movimenti controrivoluzionari, insomma, una parola riduttiva, perché poi la controrivoluzione è diventata neoassolutismo, poi è diventato legittimismo politico, poi di volta in volta si è declinata nel borbonismo, nel carlismo, nell'orleanismo, nel conservatorismo e mille altre famiglie. Però sostanzialmente il nucleo di questo gruppo, di questa area di ricerca che ha messo insieme studiosi prevalentemente dell'Europa occidentale e americani ed euro-occidentale, diciamo, si è mosso su questo, cioè su coloro che hanno contrastato per progetti politici, identità culturali, poi, insomma, i meccanismi tipici della lotta politica, ambizioni, interessi, idee, pratiche, che hanno contrastato prima la rivoluzione, poi il liberalismo nazionalista. E questo è stato un filone che ha avuto, a mio avviso, ha dato già molti risultati, probabilmente anche un po' si è consolidato, poi si è trasformato, come spesso succede in questi casi. Sicuramente gli studi più rilevanti di questo filone hanno riguardato il conservatorismo messicano,
il carlismo spagnolo, il borbonismo italiano, in maniera anche più massiccia, l'orleanismo, in maniera più massiccia direi, il vandeismo, insomma, l'orleanismo e il legittimismo francese, su una scala minore, diciamo, i gruppi conservatori contro i rivoluzionari caraibici, colombiani, insomma, dell'America meridionale. Non è un filone che per adesso sta continuando, spostandosi molto sulla politica popolare e sulla mobilitazione politica. Sono in corso moltissimi studi che riguardano, ad esempio, gli eserciti controrivoluzionari a Cuba, insomma, un sacco di cose, adesso di risparmio, credo che già il tempo sia via a concludere, però diciamo, questa è stata una delle aree di esperienza che secondo me ha prodotto moltissimo e che ha dato dei risultati anche nel nostro contesto, dei risultati non altrettanto forti anche per la fragilità politico-culturale del pensiero controrivoluzionario italiano, soprattutto nella fase risorgimentale, rispetto ad altre esperienze come quella carlista o come quella francese. Il secondo terreno su cui io personalmente mi sono mosso, è stato lo studio della guerra e soprattutto dei processi, dei conflitti, del conflitto interno alle società risorgimentali attraverso il prisma della guerra e della politicizzazione di gruppi politici in genere nel conflitto armato. Anche questo credo che sia stata un'esperienza dal mio punto di vista interessante. Anche questa esperienza che è stata prettamente nazionale ha prodotto un PRIN, ha prodotto vari gruppi, non esclusivamente, ma prettamente nazionale, ha prodotto vari gruppi di ricerca, un certo numero di libri che sono usciti negli ultimi anni e credo almeno una quindicina di libri, da quello che mi risulta, da quello che so, che sono in programmazione, 4-5 usciranno nei prossimi mesi, uscirà il libro di Alessandro Bombini sui patrioti e rivoluzionari contro insomma, gli avventurieri italiani in America, uscirà il libro di Giulio Tatasciore a breve sulla rappresentazione del brigantaggio, usciranno due volumi collettivi sulla costruzione dell'immagine del brigante e sulle forze armate e sugli eserciti, diciamo così, sulle forze di sicurezza italiana nell'età risorgimentali. Questa esperienza ha dato vita poi ad altri gruppi di ricerca in cui la chiave fondamentale è questo, cioè conflitto, politicizzazione dei gruppi politici e sociali e poi costruzione di alcune esperienze particolari che si muovevano all'interno della guerra risorgimentale. Ce ne sono cinque in corso, una riguarda appunto le forze di sicurezza che produrrà un primo libro, ma credo che continuerà a lungo perché ci sono anche molte tesi di dottorato su questo tema di svolgimento. Proprio ieri ne abbiamo visto una sui carabinieri. Vabbè, immagini, rappresentazioni, relazioni, questo è un terreno di discussione ormai consolidato. Secondo me sta arrivando anche una fase conclusiva sul piano delle pubblicazioni in essere. Alcuni momenti particolari che sono dei nodi storiografici interessanti, ad esempio le leggi speciali su cui uscirà un volume di Maria Michela Landi, è un terreno largamente inesplorato che riguarda alcune istituzioni monarchiche, alcune biografie, diciamo, di attori importanti della monarchia risorgimentale, su cui sono in corso due libri, sono due progetti di ricerca, ma che sono due libri, cioè la biografia di Ferdinando IV da parte di Emilio Gin e quella di Francesco II da parte di Silvia Sonetti. Altre due linee riguardano in maniera più ampia il ruolo delle monarchie, anche delle leadership monarchiche. Durante questa fase, sia dei re che delle regine, è in programma un convegno a marzo, un grande convegno di 3 giorni su questo. È un tema molto interessante che mette insieme 800 e 900 e che secondo me è un altro nodo storiografico interessante. Questa è una cosa molto originale, un gruppo di ricerca che si muove sempre su cui svolgerà un grande convegno in primavera e che riguarda la costruzione del mito. Non solo del mito, ma anche l'uso politico, le strutture di risarcimento delle vittime, diciamo, dalla rivoluzione del 1799 fino a Tangentopoli. È un'esperienza di costruzione, quindi, di un dialogo tra 800 e 900, in cui una linea interpretativa, infatti, il titolo è Le vittime della nazione, confronta la costruzione di questo paradigma 1848, 1821, le vicende ottocentesche, fino a sostanzialmente ai giorni nostri.
Tutto questo mondo che vi ho raccontato, e che, ma giusto così per titolo, ci sarebbe tantissimo da dire, si muove intorno a questo incontro, diciamo, e forse anche a questo assorbimento di quelle che una volta si chiamano storia politica, culturale e istituzionale, che io vedo ormai strettamente intrecciate, senza possibilità di separare l'uno dall'altra, e che secondo me sono per molti aspetti, questo, nella mia esperienza, quella che personalmente sto vivendo, una novità importante rispetto alle questioni, alle potenzialità della storiografia risorgimentale. Ci sono poi dei terreni interessanti, diciamo, il dibattito di cui si è conversato con Fulvio Cammarano sulla questione delle cronologie, molte esperienze che si vedono in alcune sedi universitarie dove diciamo l'Ottocento è particolarmente forte, come Torino, mi pare che c'era Pierangela, l'ho visto prima, come Milano, anche diciamo alcune sedi del Mezzogiorno tra Napoli e Salerno, cioè ci sono anche, secondo me, Padova ovviamente, insomma, tante esperienze dove questi studi non solo si sono consolidati, ma stanno dando vita a una forza, diciamo, una presenza di gruppi accademici ottocentisti, chiamiamolo così, rinnovato anche nelle realtà accademiche più importanti o in realtà accademiche meno forti. In sostanza, diciamo, concludo, secondo me ci si muove adesso su un terreno che possiamo individuare su tre o quattro piani. Un dibattito storiografico aperto, straordinariamente interessante, in cui alcune esperienze di questi anni si sono intrecciate tra di loro in maniera estremamente positiva. Cioè, anche i dibattiti, i confronti culturali sono stati sempre sereni, cioè vedo un processo estremamente positivo. In secondo luogo, l'inizio di un dialogo tra questo mondo e il discorso pubblico, che è una cosa secondo me altrettanto positiva. In terzo luogo, la necessità di rafforzare la presenza nell'accademia, nella formazione scolastica di questo processo. Grazie Carmine, grazie davvero perché sei stato abilissimo nel muoverti a descrivere uno scenario davvero composito in cui vorrei sottolineare alcuni punti. Prima la necessità del tempo della ricerca. Tu dicevi, raccontavi appunto dei PRIN e delle grandi produzioni di studi che adesso ci sono anche collegati ai dottorati. Che hanno bisogno di tempi di ricerca, bisogno di sostegno dell'organizzazione della ricerca. Questo è un elemento importante. Il secondo elemento che invece richiamavi è il tema delle fratture che interessano anche il dibattito delle cronologie, no? Che è un tema che sta tornando, mi pare, prepotentemente alla riflessione comune, in cui accanto a queste dinamiche sulle fratture, sulle discontinuità si pongono le problematiche delle continuità e anche il governo della gestione del conflitto, per così dire, la gestione del conflitto. Non c'è solo il conflitto, c'è anche i tentativi di gestione del conflitto e i processi di costruzione delle riforme, che so che è un tema a te caro, insomma, sull'asse 8-novecentesco, cioè il tema delle riforme, il tema delle riforme. Ma soprattutto mi preme sottolineare un accenno che tu facevi sulla necessità di connettere vecchi steccati disciplinari. E questo mi consente di introdurre il secondo intervento, quello di Roberto Regoli, col quale ho condiviso recentemente un lavoro appunto pluriennale, internazionale, mu multidisciplinare. E collettivo sul Concilio Vaticano I, ecco, dove il tema fondamentale nel ripensare le categorie interpretative del Concilio del Vaticano I, il nodo centrale di questo ripensamento sta nel mettere insieme profili di storia della Chiesa, di storia sociale, di storia politica, di storia contemporanea, rompendo quegli steccati che impedivano una piena comprensione di un fatto che è un evento non solo ottocentesco, ma è un evento fondamentale per la storia contemporanea. E dunque, per esempio, solo per citare un aspetto, a mio avviso, interessante, sempre collegato a quel movimento che secondo me ha avuto una sua accelerazione dopo Modena, per esempio,
questo ripensamento degli studi sul Vaticano I ci consente di valorizzare anche alcuni studi che hanno fatto, per esempio, Sandoni, Capone o Veca su questo periodo, dandogli una cornice nuova e inserendoli appunto in un dibattito più ampio. Dunque lascio a Roberto di parlarci di queste linee di connessione anche che caratterizzano anche gli studi che ha avviato insieme ad altri colleghi sul tempo di Leone XII o anche più recentemente degli studi che si sono compiuti in margine all'apertura degli archivi della penitenzieria apostolica e che a mio avviso consentono di comprendere meglio, avendoci anche potuto lavorare, e comprendere meglio l'atteggiamento dei cattolici italiani nei primi anni dopo la nascita dello Stato unitario. A te Roberto. Grazie Andrea per l'invito e per questa introduzione, un ringraziamento a tutti i partecipanti e particolarmente al professor Pinto che mi ha preceduto per l'ampia cornice in cui ha posto anche il presente seminario. In questa tendenza a superare gli steccati, cioè una contaminazione fra i diversi modi di fare storia, l'aspetto della storia religiosa può diventare interessante nel riconsiderare l'Ottocento, perché la storia religiosa si presta ad alcune caratteristiche che sono considerate attualmente rilevanti. Prendiamo un esempio, l'ultimo numero della rassegna storica del Risorgimento, della nuova serie, non so come poterla chiamare, poneva nella paginetta iniziale della premessa della nuova ripresa di edizioni l'importanza del contesto metodologico ampio, insistendo da una parte sul dialogo internazionale e dall'altra sui tanti altri modi di fare storia, dalla politica, alla sociale, alla culturale. Ecco, la storia religiosa in questo contesto è trasversale a tutti questi ambiti. Innanzitutto per la questione internazionale. La storia religiosa nelle relazioni con il papato obbliga le storie nazionali a un confronto continuo, per cui a partire dalle altre tradizioni storiografiche nazionali vengono a questionarsi delle categorie che noi impieghiamo o che vediamo ancora oggi impiegate. Facciamo un esempio molto classico, la categoria ultramontano. La storiografia francese è contestata da un Philippe Boutry. Ma vediamo anche un'altra categoria, quella dell'intransigenza. Se noi cominciamo a prendere l'Ottocento esteso, a inizio 800 un significato, a fine 800 un altro, e nella storiografia c'è il rischio dell'equivoco. Allora, il dialogo internazionale ci aiuta a riprendere delle categorie con la possibilità della critica più seria. Tornando al periodo dei tempi lunghi, gli studi nell'ambito religioso, pensiamo anche al progetto a cui faceva prima riferimento Andrea, lo studio sul pontificato di Leone XII, vedo collegata anche Ilaria Fiumiser Mattei, un progetto da lei avviato e poi condiviso, sta obbligando a, per capire quel decennio, il secondo decennio dell'Ottocento, sta obbligando dal punto di vista della cultura, della storia culturale, ad andare sempre più là nel Settecento. Non solo per le classiche categorie, pensiamo a un neoclassico da metà del Settecento alla metà dell'Ottocento, ma perché i fenomeni, al di là del fatto rivoluzionario francese, al di là della Prima Repubblica Romana, al di là dell'Impero francese, rimangono delle costanti, delle permanenze a livello culturale impressionanti. Che vanno considerate.
Ma anche se facciamo un passaggio in avanti al riferimento di Andrea al Vaticano I, anche lì l'istanza culturale con cui ci si confronta è molto in là nel tempo. Allora, gli studi più recenti legati alla storia religiosa stanno obbligando a non essere solo nell'ambito religioso, ma le continue contaminazioni, per cui si richiede sempre più la collaborazione con altri settori disciplinari storici, che vanno dalla storia della politica alla storia culturale e, pensando a quel progetto sul Vaticano I, anche i linguisti abbiamo dovuto coinvolgere, anche le persone competenti nella storia della filosofia. Allora, la necessità attuale è quella di un metodo sempre più ampio per prendere il nostro oggetto. E in questo senso, un altro elemento, faccio un passo indietro, che ci obbliga a guardare di più all'ambito culturale. Se voi pensate alle pubblicazioni uscite intorno al pontificato di Gregorio XVI, tanto il professor Fabbrini come il professor Ugolini, quindi l'Istituto Storico del Risorgimento, ponevano l'esigenza di una riconsiderazione degli elementi storiografici conflittuali fino a quel punto, aprendosi ad altre dimensioni per capire l'oggetto della ricerca. Quali sono queste altre dimensioni? Sono principalmente quelle legate all'ambito culturale. E se il professor Pinto prima richiamava delle categorie rivoluzione, controrivoluzione, conservatorismo, un'altra categoria interessante che viene dall'ambito culturale, ma anche della storia dell'arte, è quello di antico. Poi qui c'è la dottoressa Fiumistra Matteo collegata e potrà dire molto più di me, ma quando nell'Ottocento si pone la questione della ricostruzione della Basilica di San Paolo, che aveva subito la distruzione per un incendio nel 1823, si pone tutto il dibattito culturale del periodo su come ricostruire, cioè quello che è in gioco è il concetto di antico. Un antico da imitare, un antico da scartare, un antico da ripristinare, anche la questione degli elementi materiali della ricostruzione ci fa capire come un concetto, per essere capito, debba essere affrontato da tanti punti di vista. E questo obbliga sempre di più a vedere gli eventi per quello che sono, andando oltre anche le rappresentazioni. Cioè, vanno ovviamente pensate, vanno chiaramente intese, però a volte, come per l'uso di tante categorie, non aiutano poi arrivare a individuare le permanenze laddove ci sono anche i cambiamenti. Questi studi d'ambito della storia religiosa degli ultimi anni stanno facendo notare i diversi fili rossi che provocano un ripensamento nella compensazione, nell'equilibrio tra la permanenza e le cesure, in una maniera molto più ricca perché i fiumi carsici sono veramente tanti. E in questo senso, dell'ultimo elemento che vorrei condividere, il binomio politica-religione è un binomio che per il nostro Ottocento va considerato appieno, cioè voglio dire che va accettata la commistione, ma evitando la semplificazione del discorso interpretativo. Perché l'Ottocento, in tutta la sua novità post-rivoluzionaria, comunque
porta degli elementi ancora settecenteschi. E quindi nella valutazione di questo rapporto politico-religioso vanno considerate continuamente le categorie sul lungo periodo culturali, accettando la contemporaneità dei due discorsi nella capacità però della distinzione, poi nella spiegazione, accettando anche il conflitto come la pacifica coabitazione che è stata in quel periodo. Mi fermo qua per non dire altro ancora, lasciando spazio agli altri. Grazie per questa possibilità di incontro. Grazie Andrea e agli altri. Grazie mille Roberto, anche qui credo che le tue considerazioni siano molto illuminanti per le nostre riflessioni e le riflessioni sia degli studiosi di lungo vaglio sia per i giovani ricercatori. Anche questa tua sottolineatura di andare oltre alle rappresentazioni nella capacità di penetrazione degli eventi che si vanno ricostruendo, perché per esempio è proprio l'ultima ricerca in margine all'apertura degli archivi della penitenzieria apostolica ci danno l'idea di come la Chiesa rappresentasse una certa protesta, una certa attitudine verso la nuova realtà dello Stato italiano e di come invece emergesse da questi archivi retroterra culturale, appunto, di ricomposizione, di riconciliazione, soprattutto in direzione delle popolazioni, della possibilità delle popolazioni di attraversare le fratture che si vengono a creare. Sottolineavi, prego. Mi permetto, grazie. Un altro elemento volevo aggiungere che mi dai tu con questa tua riflessione. Quando spesso nel secondo 800 si parla sempre a livello di storia religiosa di tesi, ipotesi nel confronto tra Stato e Chiesa, quindi un certo pragmatismo. In realtà questa questione è assai precedente perché, come si è visto nelle carte della penitenzieria, è una questione che viene da fine 700, dai primi dell'800, quindi con un altro quadro di riferimento politico e un altro quadro culturale. Però c'è questa volontà. Come dicevano i protagonisti dell'epoca, fatti salvi i principi di adattarsi il più possibile, la distinzione tra la dottrina e l'ambito politico. Scusami, Andrea, l'interruzione. Ed è interessante, ma su questo è un tema su cui magari torneremo, che tu poni appunto il dito sulla questione delle transizioni, no? Delle lunghe transizioni, perché questi sono processi che si avviano, ma che emergono solo più, diciamo, si avviano in un certo modo, vengono condivisi da pochi, ma emergono poi come fenomeno quasi istituzionale, vero? Già appunto nella fase di preparazione del Vaticano I. Quindi, per esempio, questo ci conduce a un rovesciamento dell'interpretazione del Vaticano I, no? Per cui prima c'era il sillabo più il Vaticano I a sostegno del sillabo, invece qui sta emergendo un diverso posizionamento, perché si chiude il sillabo per aprire il dossier del Vaticano I. Quindi queste considerazioni hanno tante conseguenze poi sul piano interpretativo. E dunque ti sono particolarmente grato per questi tuoi interventi. Io darei adesso la parola alla collega Gabriele Clemens, che da Saarbrücken anima il gruppo di studio per la storia contemporanea italiana, che ogni anno consente a studiosi italiani e tedeschi di discutere di progetti di ricerca. Questo è un fatto straordinario, importantissimo, una bellissima tradizione. E poi Gabriele oggi è qui con noi l'indomani della pubblicazione di un suo volume in Germania sulla storia d'Italia, appunto tra la fine del Settecento e durante l'Ottocento. Quindi sicuramente lei ci potrà dare appunto delle interessanti riflessioni
sulla storia dell'Ottocento risorgimentale tra appunto storia politica, sociale e culturale, per vedere come potersi orientare in questo. Grazie, grazie Gabriele. Grazie per l'invito. Due settimane fa è stato pubblicato con la casa editrice di Bülow Storia del Risorgimento, il cammino dell'Italia verso la modernità. Lo stato della ricerca sulla storia del Risorgimento è nettamente migliore dell'interesse mostrato dalla storiografia tedesca per l'Ottocento. Questo interesse è stato plasmato negli ultimi 20 anni circa da studi di storia culturale e delle idee. Le autrici e gli autori hanno ripreso le tesi di Anderson, Gellner e Hobsbawm che descrivono il processo di formazione dello Stato nazionale come un'invenzione delle elite intellettuali. Alberto Banti ha senza dubbio posto una pietra miliare in questo contesto. Negli ultimi anni nessun libro ha portato gli storici in italiano e gli studiosi di storia d'Italia nel mondo a discutere in modo altrettanto vivace su temi della nazione e del sentimento nazionale nell'Ottocento, come il suo libro La nazione del Risorgimento. Che piaccia o no, tutti gli studi successivi hanno dovuto tener conto di questo libro e confrontarsi con esso. Accolto con grande scetticismo da chi usa approcci storici strutturali e politici piuttosto classici, è stato invece recepito con entusiasmo da ricercatori dei sperimentato i terms iconologici, linguistici, spaziali e altro. Banti si è dato il compito di decifrare il senso e il significativo dell'uso del lessico nazionale patriottico dell'epoca e di definire un canone con modelli e temi da lui enucleati. Questo canone deriva da testi letterari noti e di successo, come pure da testi di storia, scritti politici dei più importanti intellettuali italiani, da raffigurazioni pittoriche di eventi storici e dall'opera lirica romantica. Nonostante il valore dei singoli studi, non vengono mai poste domande sull'efficacia o sulla recensione di questo canone, la cui efficacia viene semplicemente confermata senza verificare. Malecazione, le poesie, le storie romantiche, i dipinti, le arie d'opera sono davvero sufficienti per convincere la gente a combattere per uno Stato nazionale? Quanti hanno combattuto volontariamente e per quale schieramento? E le elite auspicavano davvero concordemente a uno Stato nazionale così come poi si è realizzato? La maggior parte degli italiani, a ben vedere, aveva preoccupazioni di vitale importanza ed era ben poco motivata a lasciare tutto e lottare per un'idea astratta. Che ruolo hanno giocato pertanto gli aspetti economici e politici? Chi ha vinto e chi ha perso in questo complicato processo? Mancava una visione comune tra i vari attori politici su come andasse progettato il nuovo Stato e quanto esteso avrebbe dovuto essere. Di seguito cerco di esporre come i colleghi e colleghi si siano avviluppati in un circolo vizioso ermeneutico. Analizzano testi di alta letteratura, costosi dipinti di eventi storici, opere di successo e sostengono che hanno avuto potere di mobilitare gli animi senza nemmeno tentare di indagare la recensione di quel insieme di opere. E invece, se gli storici lasciano il mero livello dell'analisi discorsiva e
indagano concretamente la recezione delle opere d'arte, arrivano a risultati ben disincantanti. Vorrei spiegarlo usando due esempi illustri, Giuseppe Verdi e Francesco Hayes. Dopo la fondazione del Regno d'Italia, alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, Verdi, in appunti autobiografici, si raccontava come il bardo del movimento per lo Stato unitario. L'aneddoto che l'opera Nabucco, rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1842, sia stata un'evidente dichiarazione patriottica da parte di Verdi e come tale sia stata recepita dal pubblico presente di tale orientamento e fatto acquisito dagli studi storico-culturali. Il coro Va pensiero, in cui cantano gli ebrei nella schiavitù babilonese sulle rive di Eufrate, avrebbe richiamato agli occhi del pubblico milanese la propria condizione sotto il dominio straniero degli austriaci. Sarebbe stato dunque una specie di inno nazionale italiano, inteso come protesta contro il dominio dispotico austriaco. Tuttavia, non ci sono prove nelle fonti contemporanee per questa interpretazione. Tutt'altro. Primo, un libretto con allusione alla tirannia degli Asburgo non avrebbe mai superato la censura. Secondo, non ci sono prove di una particolare reazione del pubblico al coro Va pensiero, ma grande entusiasmo c'era stato poco prima per il balletto che precede il coro. Terzo, Verdi dedicò l'opera alla figlia dell'imperatore. Quarto, tra il teatro alla Scala e l'opera di Stato di Vienna c'erano scambi vivaci. Anche quella non era mai stato un luogo d'elezione per le richieste dimostrative a favore dello Stato unitario da parte degli italiani. E tuttavia, gli studi storico-culturali recente non considerano solo Verdi con la sua opera tra i protagonisti impegnanti nel movimento per lo Stato nazionale, già prima del 1848. Se la trascrizione in musica di Guglielmo Tell, Wilhelm Tell, di Schiller da parte di Rossini viene pure considerata un'azione patriottica. Eppure, come il Nabucco, quest'opera rappresentata e la norma di Bellini è annoverata sic e semplice nel canone risorgimentale. Eppure, come il Nabucco, quest'opera rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1831 è stato sottoposto alla più severa sorveglianza delle autorità statali. La recensione e interpretazione dell'arte in verità ha sempre contorni indefiniti, ma è un dato di fatto che i grandi compositori qui citati abbiano mantenuto ottimi rapporti con i monarchi conservatori in Francia, Austria o Italia che li finanziavano e per i quali producevano opere su commissione. Negli anni 40 dell'Ottocento, Verdi non pensava del resto a alcun tipo di Stato nazionale, ma solo ai suoi possedimenti. Se Verdi e il bardo nazionale Hayes svolge un ruolo analogo nella pittura. Francesco Hayes si affermò in Italia del 1820 quale maestro senza pari della pittura storica di carattere romantico e sentimentale. Ebbe umili natali a Venezia nel 1791 e ben presto il suo talento venne notato. Trascorse poi la sua giovinezza e formazione a Roma. Nel 1818 si stabilì a Milano nel circolo dell'Accademia di Brera. Nel periodo della Restaurazione, questa Accademia dell'Arte prosperò come un punto di riferimento per la pittura contemporanea in Italia.
La svolta artistica di Hayes avvenne nel 1821 con il dipinto Il Conte di Carmagnola, esposto a Milano. Il tema del dipinto veniva da una tragedia romantica pubblicata poco prima di Alessandro Manzoni. All'inizio della sua carriera, Hayes ebbe facoltosi committenti, specialmente nel ricco patriziato milanese, per le sue tele di grande formato e di conseguenza costose. Ebbe anche un grande successo con il dipinto Vespri Siciliani, di cui eseguì tre versioni. Ebbe anche la versione presentata nel 1822 è considerata una delle opere più importanti del romanticismo. Anche questo dipinto si riferisce a un episodio storico del lontano passato, la rivolta dei siciliani contro il dominio della casa d'Anjou. La committente della prima versione, la marchesa Visconti d'Aragona, chiese con insistenza che venissero raffigurati nel dipinto alcuni dei suoi migliori amici. E questo fu il primo caso di una serie. Hayes ha infatti ripetutamente ritratto i suoi committenti nei quadri di soggetto storico. Anche questa preferenza per i drammi storici ambientati nel Medioevo o che avevano a soggetto paesi lontani era un stilema ben diffuso in Europa. Ma chi poteva vedere i capolavori che Hayes dipingeva per la nobiltà lombarda? Potevano mai questi provocare la rivolta delle masse, appese nei saloni nobiliari a cui avevano accesso solo gli ospiti invitati? L'interpretazione dell'immagine da parte dello storico Banti ruotano attorno ai seguenti argomenti. Banti scorge in tutti i dipinti a soggetto storico di Hayes, attraverso simboli di più o meno immediata evidenza, italiani che combattono per la nazione, rischiano la morte eroica per la patria, sacrificano la propria vita per difendere l'onore della nazione. C'erano congiure ovunque, rivolte contro padroni stranieri, sostegno degli esuli politici e della carboneria, ciò al movimento politico clandestino di democratici e liberali. Ma quanto reggono queste interpretazioni? I nobili committenti credevano davvero nella nazione italiana quando commissavano a Hayes i dipinti di questo soggetto storico? Quali erano le idee politiche che mossero i committenti? Il pittore apparteneva egli stesso, come più volte venne suggerito, al movimento patriottico? Che erano gli altri suoi committenti e quali dipinti richiessero? Marco Merigi può essere senza dubbio considerato il miglior studioso di questi temi. Nel suo studio sulla Lombardia durante la Restaurazione ha espresso un chiaro giudizio sulle ambizioni politiche del patriziato. Secondo lui, i congiurati del 1821 si batterono per un regno d'Italia settentrionale sotto lo cetro dei Savoia, che doveva includere Piemonte, Lombardia, Veneto e i Ducati. Il piano era diretto con evidenza contro l'Austria, ma niente affatto di prospettiva nazionale. Il patriziato si batteva principalmente per riconquistare le proprie prerogative soppresse dal centralismo politico del governo austriaco. Significativo anche il giudizio di Stendhal, che aveva vissuto a lungo a Milano sugli ispiratori della rivolta, il conte Luigi Porro Lambertenghi e il conte Federico Confalonieri. Cito: «En Lombardie, les pires ennemis de la liberté sont les nobles prétendus libéraux qui tendent à faire avorter la présente révolution des esprits et veulent l'oligarchie. » Si aggiunga il fatto che la clientela di Hayes non era limitata alla nobiltà milanese. Egli dipinse per
armatori genovesi, aristocratici siciliani, mercanti di Francoforte e Milano, e ancora per il sovrano del regno di Württemberg. Oltre ai suoi dipinti di soggetto storico, fece anche centinaia di ritratti. Hayes brillò non solo come artista preferito dell'aristocrazia milanese moderata e liberale, ma ritrasse anche l'ultraconservatore Metternich e l'imperatore Asburgico. Nel 1835 l'artista si recò a Vienna e alla fine di questo viaggio era sommerso dalle ordinazioni. Da un lato realizzò i ritratti dei più importanti funzionari di Vienna, dall'altro gli fu affidata l'esecuzione di affreschi a Milano che avrebbe dovuto esaltare l'ordine politico esistente. La carriera di Hayes non risentì neppure dei violentissimi movimenti rivoluzionari a Milano nel 1848. Il governatore Asburgico, il generale Radetzky, lo nominò professore all'Accademia di Brera nel 1850 e gli affidò alla fine la direzione di questa accademia nel 1855. Nel 1859 Hayes sopravvisse senza problemi il nuovo corso politico. Fece parte della commissione che avrebbe dovuto riorganizzare la Brera. Questo davvero singolare artista viene insignito sia dell'Ordine al Merito degli Asburgo che dei Savoia. In conclusione, Verdi e Hayes lavoravano sia per i conservatori che per i liberali ed entrambi scoprirono lo Stato nazionale dopo che era stato fondato. Nessuno dei due aveva mai compiuto o militato presso. E che dire della partecipazione delle masse? Paolo Macri ha giustamente messo in guardia dal accreditare l'esistenza di una mobilitazione massiccia per lo Stato unitario senza un approfondito esame delle fonti. La logica d'azione degli attori che furono reclutati da Garibaldi in Sicilia, ad esempio, seguiva schemi diversi. Si ribellavano al dominio dei Borboni a Napoli, ma non più di tanto si interessarono per un qualsiasi Stato nazionale. In generale, sia per il regno italiano che per quello prussiano, valeva quanto segue. Non si desiderava la partecipazione di massa, né in campo politico né in quello militare, almeno non come associazioni volontarie attive senza il controllo degli ufficiali regi. Infine, il mio libro vuole creare le basi per allargare in una prospettiva internazionale la ripresa delle ricerche intorno alla fondazione dell'impero tedesco. Italia docet non si applica quindi solo alla ricerca sul fascismo. Bismarck, Napoleone III, le mosse diplomatiche e le guerre di Cavour si intrecciarono strettamente con la Costituzione degli Stati nazionali italiano e tedesco. Fu soprattutto Heinrich von Treitschke a canonizzare l'interpretazione di un parallelismo storicamente logico riferito alle duplice formazioni dello Stato nazionale. Ci sono buone ragioni che suggeriscono di ricorrere a una prospettiva comparata già per periodi precedenti. Entrambi i paesi hanno dovuto realizzare fondamentali processi di modernizzazione e trasformazione durante il periodo della Rivoluzione francese e in quanto parte dell'impero napoleonico. La disputa su questa eredità rivoluzionaria era destinata a influenzare la scena politica a sud e nord degli Alpi dopo il 1815. Le forze conservatrici fecero di tutto per ripristinare le condizioni pre-rivoluzionarie, i loro avversari invece
si batterono per i principi della rivoluzione. Per lungo tempo l'Italia è stata giudicata con un certo disprezzo, ci hanno contribuito molto le prospettive filo-austriache o i fautori della Grande Germania. Eppure questa l'Italia, cronicamente sottovalutata, avviò il processo di formazione dello Stato nazionale già nel 1861, 10 anni prima della Germania. Gli autori orientati ai lavori di analisi storico-discorsiva, attualmente predominante, trascurano inoltre di indagare cosa si intendesse effettivamente con il concetto di nazione o di Stato nazionale. Questo doveva davvero includere l'intera penisola o i siciliani, i toscani, i piemontesi, i lombardi o i veneti sognavano forse stati nazionali molto più piccoli. L'affermazione dello Stato nazionale italiano è in ultima analisi dovuto a Cavour, alle élite liberali e a Vittorio Emanuele II, che voleva in definitiva espandere il suo regno e non e da attribuire ai romantici entusiasti di una qualunque sorta di Stato-Nazione o solo del cambiamento negli equilibri di potere dopo il Congresso di Vienna. Il sostegno della Grande Bretagna e della Francia, che si allontanarono dai principi politici della Santa Alleanza, nonché in ultima analisi la politica di grande potenza della Prussia, aiutarono direttamente e indirettamente l'Italia nel processo verso uno Stato nazionale. Da solo sarebbe stato troppo debole militarmente. La formazione dello Stato nazionale italiano ha rappresentato un ulteriore importante passo nel processo di sviluppo globale del liberalismo, processo accompagnato da una grande ondata di simpatie da parte degli europei progressisti che hanno influenzato i governi. Anche questo ha rappresentato uno degli obiettivi del mio libro, collegare la storia italiana con quella europea sul piano politico, economico e intellettuale. Grazie per l'attenzione. Grazie Gabriele che per il tuo intervento che ha evocato appunto una tradizione di riflessioni che sono iniziate con Lutz Klinkhammer all'Istituto Storico Germanico e poi continuate anche a Villa Vigoni su queste tematiche e sull'idea dei diversi percorsi che hanno portato al processo di formazione dello Stato unitario e dalla tua prospettiva degli studi sulle élite europee, mi pare che ha molto inciso su questo approccio anche del libro che hai proposto, hai presentato da pochissimo, e ci richiami al rapporto fonti-interpretazione, la capacità di collegare le fonti all'interpretazione storica più generale, che è un po' il tema che ci introdurrà adesso anche Carlo Maria Fiorentino, che tutti conosciamo per saper coniugare appunto ricerca archivistica, sappiamo tutti, l'abbiamo incontrato più volte all'Archivio Centrale dello Stato, e preziosi lavori di ricostruzione storica, come per esempio quelli fondamentali sulla Corte dei Savoia, fino all'ultimo, al recente volume, anche qui c'è un volume, come molti di noi che partecipiamo a questo incontro abbiamo da poco pubblicato temi e volumi importanti su appunto il garbuglio diplomatico sull'Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 66. Come vedete i temi si accavallano, ma ciò che è importante è il ragionamento complessivo, cioè appunto come rafforzare i processi della ricerca sull'Ottocento e sul Risorgimento. Ed è in questa prospettiva che lascio Carlo è alle mie spalle, adesso gli lascio appunto la parola e anche la tribuna, come si direbbe. Grazie Carlo di essere venuto, aggiungo che Carlo è
è venuto lasciando appunto impegnative riunioni all'Archivio Centrale dello Stato, e quindi sono anche, come a tutti voi, grato per la sua presenza oggi. Prego, Carlo. Allora, ringrazio Andrea per l'invito e io mi soffermerò brevemente e in modo inevitabilmente incompleto sulla questione della pubblicazione delle fonti, in particolare riguardo agli carteggi e agli epistolari. Negli ultimi anni sono stati editi o completati alcuni epistolari dei maggiori rappresentanti del Risorgimento, come quello curato dallo storico francese Georges Virlegeux di Massimo D'Azeglio in 11 volumi, o quello curato da Rosanna Roccia di Urbano Rattazzi in 3 volumi. La stessa Roccia, circa un decennio prima, aveva completato l'epistolario di Cavour, curato dal compianto Carlo Pischedda, di cui la stessa studiosa torinese era stata collaboratrice nella pubblicazione di alcuni precedenti volumi che aveva curato insieme appunto a Pischedda. Proprio l'epistolario cavuriano ci dà lo spunto per affrontare il tema della riedizione di fonti già edite. Come sappiamo, i carteggi di Cavour erano già stati in parte pubblicati da Luigi Chiala alcuni anni dopo la scomparsa del grande statista e nel secondo dopoguerra quasi integralmente nell'edizione zenichelliana suddivisa per argomenti: carteggio Cavour-Salmour, Cavour-Nigra, Cavour e l'Inghilterra e la liberazione del Mezzogiorno. I primi due volumi, quello con Salmour, due volumi, insomma per un totale di 6, 8, 13 volumi. L'edizione curata da Pischedda, che ha dovuto superare diversi ostacoli di ordine finanziario per portare a termine il suo lavoro, i motivi li conosco bene perché lo seguì in queste vicende ed estendo un velo pietoso, si avvale di alcune migliaia di telegrammi inediti rinvenuti soprattutto nell'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri e completa le lettere parzialmente edite contenute e contenenti errori di lettura. Tale lavoro, per fornire agli studiosi del Risorgimento nuovi e più raffinati strumenti, si dovrebbe affrontare anche per altri carteggi ed epistolari già editi, come per esempio l'importante epistolario di Giovanni Lanza, in 11 volumi, curato da Giovanni Maria De Vecchi di Valcismon, presidente dell'Istituto Storico del Risorgimento tra il 1932 e il 1941. Un epistolario dove sono presenti diversi errori di lettura, tagli, omissioni e storpiature dei nomi di persona, come dimostrano gli originali di queste lettere già pubblicate e le quali sono conservate presso l'Archivio di Stato di Torino, nonché del tutto prive di apparato critico. Stesso discorso potrebbe farsi per il carteggio di Michelangelo Castelli, collaboratore di Cavour, e dopo la morte di questi una sorta di eminenza grigia della classe politica piemontese fino al 1875, anno della sua morte. Il carteggio di Castelli fu pubblicato nel 1890-91 sempre dal Chiala per l'edizione RUD di Torino, integrato molto più di recente da altri carteggi di Castelli come quello con Domenico Buffa, che era sovrintendente a Genova e che ha visto la luce nel 1968. Così si potrebbe dire di altri epistolari o carteggi pubblicati solo parzialmente. Peraltro non possiamo dimenticare il lavoro svolto per diversi anni da Guido e Maria Guazza con la pubblicazione dell'epistolario di Quintino Sella in 7 volumi, che ha visto la luce tra l'80 e il 2005, edito dall'Istituto Storico del Risorgimento, o l'epistolario di Garibaldi, curato da diversi studiosi in via di essere completato, pubblicato dallo stesso istituto. Alcuni anni fa sono stati completati anche i carteggi di Bettino Ricasoli, il cui ultimo volume, il 29esimo, relativo al 1880, anno della morte dello statista toscano, curato da Giulia Camerani e da Caterina Rotondi, era uscito nel 1990, mentre altri volumi, cioè precedenti come anni di carteggio, furono pubblicati diversi anni dopo. Il volume 21esimo, in 3 tomi, relativo agli anni 64 e 65, primi mesi del 66, è stato curato rispettivamente da Gabriele Paolini, Domenico Maria Bruni e Barbara Taverni, tra l'11 e il 15,
sono degli studiosi, dei giovani studiosi. È tuttora in corso la pubblicazione dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Cattaneo, che ripropongono con un nuovo apparato critico integrato di diversi inediti i carteggi in 4 volumi curati negli anni 50 da Rinaldo Caddeo. Ma l'elenco dei carteggi epistolari pubblicati sarebbe ancora molto lungo, seppure non del tutto soddisfacente. Mancano, per così dire, all'appello ancora quelli di eminenti uomini di Stato, come Francesco Crispi, soltanto in parte i cui carteggi sono stati soltanto in parte editi dal nipote Tommaso Palamenghi Crispi. Questo carteggio, il grosso di questo carteggio è conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato e presso anche l'Istituto Storico del Risorgimento Italiano di Roma. Manca all'appello anche il carteggio di Agostino De Pretis. In passato il compianto professor Talamo, che fu presidente dell'Istituto Storico del Risorgimento, aveva avuto intenzione di pubblicarlo, poi purtroppo è venuto a mancare e quindi è rimasto, diciamo, attende ancora qualche studioso che si prenda questo, diciamo, non leggero incarico. L'archivio di De Pretis è conservato anch'esso presso l'Archivio Centrale dello Stato. Ma per quanto riguarda, per esempio, l'età romana, sarebbe indispensabile la pubblicazione del carteggio di Luigi Pianciani, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. Pianciani fu sindaco di Roma nei primi anni 70 e nei primi anni 80. E la sua attività è forse sottovalutata, per quanto negli ultimi anni ci furono da parte, per esempio, di Ugolini alcuni convegni sulla sua figura. Ed è sottovalutata, per esempio, anche rispetto a quella di Nathan, che ha una, come dire, maggiore letteratura, si potrebbe dire. E secondo me ciò è dovuto proprio alla parziale conoscenza della sua corrispondenza, benché alla sua mancata pubblicazione abbia giocato la sua calligrafia, che è pessima, impossibile da decifrare. Considerazione questa che potremmo estendere anche alle lettere di Marco Minghetti, conservate, soprattutto le minute, conservate presso la biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, appunto le cui minute sono difficili da decifrare. A me, per esempio, è capitato di pubblicare il carteggio di Minghetti con la regina Margherita, sulla base appunto delle minute dello statista bolognese, in quanto le missive furono distrutte ed occultate, non si sa bene, dal nevrotico Vittorio Emanuele III, che quando è andato al potere ha cercato di distruggere tutto ciò che gli aveva sotto mano della documentazione relativa al padre e alla madre. Le minute di Minghetti erano già state utilizzate nel 1947 da Lilla Lipparini nella stesura dello stesso carteggio dello statista con la regina, ma con tali errori di decifrazione dovuti appunto alla difficoltà di comprenderne la calligrafia. E tali errori hanno reso pressoché inutilizzabile questo carteggio in un lavoro scientifico. Spero che il mio sia maggiormente utilizzabile, la mia edizione sia maggiormente utilizzabile. Fu pubblicata per le lettere di Firenze nel 2012. Tuttavia, sembrerebbe che tali difficoltà non abbiano incontrato soltanto i curatori di carteggi di Minghetti, cioè queste difficoltà però sembrerebbe che non abbiano incontrato i curatori del carteggio di Minghetti con Pasolini in 4 volumi e con Visconti Venosta e Diomede Pantaleoni, nonché in diverse opere afferenti all'attività politica di Minghetti stesso, come per esempio la biografia dello statista bolognese di Riccardo Piccioni, che si ferma al 1848, ma che ci ha promesso a noi comunità di studiosi di completarla il prima possibile. E credo che stia lavorando, poi ce lo confermerà, credo che stia lavorando proprio sul completamento di questa biografia. Anche le lettere di Luigi Luzzatti, conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato e soprattutto presso l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e d'Arti, che ha sede a Venezia, di cui peraltro sono stati pubblicati alcuni carteggi particolari, come quello tra lo statista veneto e Paul Sabatier, curato da Sandro Franchini, non sono di facile decifrazione. Anche per esempio, anche Luzzatti ha una grafia pessima e, per esempio, faccio un esempio, il nome Carlo è Calo e una barra in mezzo che sta per R. Se uno non lo sa, ovviamente legge Calo e quella barra pensa chissà che cosa significhi.
E anche questo carteggio meriterebbe una pubblicazione completa, l'epistolario completo di Luigi Luzzatti, che è un'eminente figura del periodo che, compreso dal periodo risorgimentale vero e proprio fino alla vigilia della Grande Guerra, anzi fino a oltre la Grande Guerra. Il problema della difficoltà della decifrazione di queste fonti inedite comporta, per poterlo affrontare scientificamente, la costituzione di commissioni ad hoc che possano anche utilizzare tecnologie in grado di rendere leggibili alcuni documenti logorati dal tempo o dalla cattiva conservazione, come per esempio alcuni copialettere di Francesco Crispi conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato. Ciò comporta conseguentemente adeguati finanziamenti da parte del Ministero per i Beni Culturali o di enti pubblici e privati sensibili a queste iniziative culturali. Diversamente, gli istituti con le loro scarse risorse non sarebbero in grado di affrontare compiutamente. Peraltro, questo mio intervento spero che sia di auspicio per le giovani generazioni di studiosi per impegnarsi in questo campo con la stessa passione ed energia delle vecchie generazioni di storici, come appunto i Pischedda e gli altri nominati sopra. Grazie. Grazie, grazie mille Carlo per questo intervento, perché ci ricorda l'importanza di lavorare da una parte sulle fonti che già abbiamo, dei epistolari che già abbiamo, e anche di rafforzare lo sforzo anche organizzativo e anche economico sugli altri. Questo ci riporta appunto ai problemi della ricerca che in qualche modo ha anche accennato all'inizio Carmine Pinto, cioè quindi tutte come rafforzare i processi di formazione e della ricerca. Ma al di là poi delle problematiche organizzative e di finanziamento di queste attività, come quelle appunto che rientrano nell'ambito o che accompagnano in qualche maniera le attività dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, che ultimamente si è riavviato le sue iniziative, ci ricorda l'importanza del rapporto archivista studioso, perché recentemente la scuola spagnola qui a Roma ha proposto un ciclo di sul rapporto che intercorre tra l'archivista e il ricercatore. Questo è un rapporto importantissimo per i nostri studi, e poi ci riporta a ricordare il rilievo degli sforzi appunto per le edizioni delle fonti. Questo è un punto centrale. Che è la base della ricerca storica. Che è la base, dice Carlo, della ricerca storica stessa, e che non è facilmente supportata, mi permetto di aggiungere, dall'attuale sistema universitario e accademico, che spinge a una rapidità di produzione che non spesso sconsiglia i giovani da lunghe permanenze in archivio. Ecco, questo troppo bisogna registrarlo, e speriamo che ci sia un'inversione di questa tendenza, perché appunto, come abbiamo sentito, molti giovani ricercatori stanno avviando ad approfondire questi studi sull'Ottocento. Benissimo, ma credo che forse tutte queste riflessioni ci portano necessariamente a parlare con Barbara Bracco, che appunto, coniugando storia sociale, storia politica e culturale, ha di recente pubblicato riflessioni, e poi mi pare anche un libro sul Milite Ignoto, ragionando su guerra e lutto nelle cartoline al soldato senza nome, che sono state recuperate nei materiali d'archivio giacenti proprio all'Istituto per la Storia del Risorgimento. E l'ha fatto attraverso appunto una mobilitazione di risorse, no? Attraverso un progetto articolato che ha portato a appunto riflettere sui diversi livelli di sviluppo del consenso alla nazione durante
dopo la Grande Guerra, il consenso dell'elite, il consenso popolare, il consenso del dibattito pubblico. Ecco, quindi do volentieri veramente la parola a Barbara Bracco, anche perché ci consente di riflettere sul termine, diciamo, in cui tradizionalmente il Risorgimento, o meno l'Istituto per la Storia del Risorgimento, per ragioni anche storiche, precise ragioni storiche, ha fissato il termine di chiusura del Risorgimento, ovvero con la traslazione della salma del Milite Ignoto, appunto, al monumento del Vittoriano. Quindi, Barbara, grazie mille per essere qui presente, sicuramente ci puoi dare dalla tua prospettiva un'ulteriore considerazione. Grazie Andrea, grazie a tutti per l'invito, perché è anche un'occasione per me per riflettere sul tema della transizione. La Grande Guerra e l'immediato dopoguerra è considerato generalmente, convenzionalmente, come l'ultimo atto del Risorgimento, e la scoperta o riscoperta di queste cartoline rappresenta un po' un'occasione per riflettere sulla sedimentazione del canone risorgimentale, appunto, anche negli anni che vanno dal 15 fino al 1921. Una precisazione, Andrea ha avuto la bontà di ricordare questo mio ultimo contributo sul cartoline al Milite Ignoto. Io sono co-curatrice con Marco Pizzo, vice direttore dell'Istituto Nazionale del Risorgimento, di un volume all'interno del quale c'è un mio contributo su questo. Peraltro qui presente c'è anche Andrea Ungari, anche lui parte di questa avventura, diciamo, sul Milite Ignoto. Dunque, io dicevo prima che queste cartoline rappresentano un po' un'occasione di riflessione su che cosa sia la transizione. Tutti coloro che mi hanno preceduto stasera hanno insistito molto sulla fase di passaggio, la continuità, la discontinuità, la persistenza o meno dell'antico nel moderno. E le cartoline da questo punto di vista offrono un panorama che io stessa, pur avendo lavorato tanto tempo sulla Grande Guerra, non mi sarei mai immaginata. Si tratta di circa 40.000 cartoline che sono, diciamo, nell'ambito, nel panorama delle scritture popolari, un fondo, un patrimonio molto consistente. Se vogliamo, forse è un po' una forzatura, ma abbastanza rappresentativi di quelli che sono gli umori degli italiani nell'immediato dopoguerra. Una piccola parentesi di storia di questo fondo. Curiosamente, la cartolina venne immaginata e concepita da Giulio Due, che è stato di fatto il vero organizzatore e ideatore di tutta la cerimonia del Milite Ignoto. È un'iniziativa presa probabilmente un po' all'ultimo dal Comitato per le Onoranze. Vennero raccolte con l'idea di farne poi una sorta di restituzione pubblica, forse una mostra, forse un libro. Qualunque iniziativa avessero in mente, non si è mai tenuta. E queste cartoline sono state riposte nel depositi dell'Istituto per riaffiorare, grazie peraltro a Marco Pizzo, solo nel 2015, se non ricordo male. Questo vuol dire che, lo dicevo ad Andrea anche nei giorni scorsi, che sia per il regime fascista che per l'Italia repubblicana, quel fondo, quel patrimonio di scritture popolari, ha rappresentato, per così dire, se non un motivo di imbarazzo, certamente non un motivo abbastanza persuasivo per appunto restituirle, mostrarle, divulgarle a livello pubblico. Su questo ci sarebbe molto da ragionare. Probabilmente queste cartoline non corrispondono all'idea trionfale, trionfalistica che il regime fascista aveva del sacrificio di guerra, e per l'Italia repubblicana
per il mondo antifascista, che comunque alla Grande Guerra, questo non va mai dimenticato, ha guardato anche personalmente, questo lo si dimentica molto spesso, i principali protagonisti della scena politica italiana post-45, quasi tutti hanno fatto la Prima Guerra Mondiale. E al canone, diciamo, patriottico, in qualche modo non sono mai venuti meno, considerato che poi nel calendario liturgico degli italiani il 4 novembre ha rappresentato un punto fermo. Dunque, queste cartoline restituiscono che cosa? Restituiscono la persistenza forte del canone risorgimentale. L'idea di patria in una platea di sottoscrittori di questa cartolina, che è una platea molto, socialmente molto varia. Una parte è fortemente legata alla media borghesia, questo lo si capisce dalla scrittura, dal livello culturale, qualche volta c'è anche qualche cenno autobiografico, è una cartolina che offre a gli italiani, pur con strumenti culturali diversi, di elaborare il trauma, il lutto attraverso il codice patriottico. Tutto sommato sapere se e quanto queste persone abbiano maturato un'idea davvero consapevole di patria, di nazione. Prima la collega Clemens vi faceva riferimento guardando soprattutto all'élite, ma qui è interessante vedere come a livello popolare quell'idea vaga, lontana, maestosa di patria improvvisamente assume un ruolo e una funzione, una cornice molto più vicina, molto più importante anche per dare riparo al dolore personale. Infatti tra i sottoscrittori ci sono vedove, ci sono orfani, genitori decaduti, parenti, le cerchie del lutto, per usare un termine coniato dalla storiografia francese, ma ci sono anche tanti cittadini che probabilmente non hanno avuto, non sono stati toccati personalmente dall'esperienza della perdita. E tuttavia il risorgimento c'è, e come in queste cartoline. E questo mi ha fatto molto riflettere sul fatto che quel risorgimento non necessariamente alto, maestoso, ma un risorgimento, fatemi passare il termine, più pop, che passa attraverso soprattutto la scuola, la formazione. La parte più impressionante di queste cartoline sono i messaggi dei bambini, non necessariamente di orfani. È una scrittura, quella dei bambini, guidata dalla mano sapiente dei maestri, ma è interessante vedere come il paradigma patriottico sia stato interiorizzato da questi bambini e fa riflettere sul fatto che il senso della patria, considerando, diciamo, la successione generazionale, attraverso questi bambini si è arrivate probabilmente a 900 molto inoltrato, probabilmente fino agli anni a tutti gli anni 60. Ed è un risorgimento quello che compare nelle scritture di questi bambini, delle vedove, dei cittadini italiani, un risorgimento appunto molto popolare, qualche volta più complesso, con citazioni da Dante a Leopardi fino appunto ai grandi, ma è molto più profondo di quanto si potesse sospettare. Certo, il problema è quanto il risorgimento sia servito in queste cartoline da sempre, pretestuosamente, lo dico con grande rispetto, all'elaborazione del lutto, e quanto invece sia stato davvero un punto di partenza per un'elaborazione e una percezione della guerra come un'esperienza collettiva di grande importanza.
però questo fa pensare, nonostante le divisioni, siamo nel 1921, siamo nel pieno della guerra civile italiana, e non è difficile ritrovare tra queste cartoline anche delle espressioni di orientamento politico antitetiche tra di loro. Non sono pochi simpatizzanti fascisti, ma ci sono anche sottoscrittori che si dichiarano apertamente socialisti. E ciò nonostante, questa idea lontana, sedimentata nel tempo del risorgimento e dell'amor di patria, c'è e come. Ci sono ovviamente anche dei casi di cartoline dove invece si materializza il dissenso, il rifiuto della guerra. E incredibilmente i più severi sulle scelte belliche e sulla gestione della vittoria sono gli ex combattenti, i reduci, con parole e toni che mettono in crisi qualche volta lo stesso paradigma patriottico. Quello che voglio dire è che da queste cartoline emerge un caleidoscopio di sentimenti patriottici e nazionali molto più variegato e anche molto più profondo di quanto si potesse sospettare. D'altra parte, buona parte del mio lavoro storiografico ruota sempre attorno al tema della transizione, cosa ci si porta dietro dalla storia passata e come guardare avanti. E il Milite Ignoto, l'intera cerimonia, è un po' il frutto di una sintesi tra continuità e discontinuità. Andrea Ungari giustamente nel suo saggio mette in evidenza che una parte della cerimonia del Milite Ignoto è caratterizzata anche visivamente, fisicamente, dai segni della modernità, questi aerei che volano, sorvolano l'area della prima manifestazione. Ma anche è una cerimonia che restituisce, diciamo, ampiezza, profondità, eco pubblico a quelli che sono paradigmi interpretativi dell'esperienza collettiva che appartengono all'Ottocento. E non potrebbe essere altrimenti, perché nella stratificazione storica il trauma ovviamente sollecita il recupero di codici culturali antichi, sperimentati, forti, e quindi l'idea di patria diventa certamente un elemento molto forte. Cosa interessante, e poi chiudo qui, è che manca in queste cartoline spesso l'afflato religioso. Anche in questo io vedo un elemento molto ottocentesco, pur in un paese certamente permeato da una vicinanza profondissima con il cattolicesimo. La dimensione laica della guerra e anche della sofferenza è molto evidente. Ed è curioso, c'è da riflettere anche su questo. Grazie Andrea. Grazie, grazie a te, grazie Barbara, perché la tua riflessione ci consente di riflettere su un tema che credo sia al centro di tante discussioni sul rapporto tra la guerra e l'Ottocento, la grande guerra e l'Ottocento. Quindi spesso legge il periodo precedente come appunto l'ingresso come preparatorio alla guerra, senza vedere le radici, i lunghi percorsi che attraversano l'Ottocento fino appunto alla vigilia della guerra e a quel tema che qualche anno fa è stato oggetto di grandi riflessioni sia per l'Europa, con le conseguenze per l'Europa. Ma invece vorrei soffermarmi sull'altro aspetto, cioè le permanenze, la transizione sul dopo, che questi studi sulle cartoline, sull'idea di patria, di cui anche qui si è molto discusso, vero, che possono offrire un nuovo spunto interpretativo. Io mi permetto solo di dire che certamente, per esempio, affrontando
le carte che sono state aperte nell'Archivio Vaticano recentemente sul periodo di Pio XII, e vedendo le carte del periodo appunto della guerra, e soprattutto a Roma tra il settembre del 43 e il giugno 44, emerge l'idea di patria come un elemento fondante di tutto il dibattito politico e delle aggregazioni, delle riaggregazioni che in questa fase si stanno formando. Dunque certamente hai messo diciamo il dito su una questione aperta, e una questione importantissima che credo debba essere ripercorsa anche su questi legami tra 8 e 900 di cui avevamo aperto i nostri ragionamenti. Naturalmente vorrei anche dire che avremo Marco Pizzo nei prossimi incontri, perché è necessario, soprattutto appunto l'ultimo incontro sul tema risorgimento e società, Marco e altri saranno invitati a discutere appunto di questi spazi museali, questa importanza non solo degli archivi, ma anche delle mostre, delle possibilità di creare coinvolgimento con la scuola, con le associazioni, eccetera. Sarà naturalmente con noi anche Riccardo Piccioni, chiamato in causa da Fiorentino, che modererà appunto il prossimo incontro su università e risorgimento. Quindi anche su questo tema che è stato posto nel nostro dialogo anche da Carmine Pinto ed è emerso come problematica in tutti i nostri ragionamenti, sarà ripreso appunto grazie anche a Riccardo. Bene, do adesso la parola a Dries Van Isacker, che da Lovanio anima il gruppo estero belga per l'Istituto del Risorgimento, ma soprattutto porta con sé la riflessione di una tradizione pluriennale di ricerca, da Aubert fino a Michel de Moulin, perché attraverso questi personaggi in qualche maniera ripercorriamo tutte le nostre riflessioni appunto sulle l'immagine e la narrazione dell'Italia alla luce, per esempio, di quello che avviene nell'opinione pubblica di altri paesi, oppure il tema dei network della circolazione degli uomini, oltre che della circolazione delle idee. Appunto, tra Belgio e Italia, questi sono network molto importanti che hanno lasciato il segno nella storia dell'Ottocento e nella storia anche del Novecento. Dunque, Dries, ecco, a te fare un po' il punto anche di questa, come questi temi esemplificano di queste contaminazioni tra diversi apporti storiografici, mi sembra, no? Da quello della storia religiosa a quella della storia delle istituzioni, a quella della storia europea. Tra l'altro, nei prossimi giorni è organizzato un convegno sul risorgimento, ovvero dall'Ottocento fino al processo di integrazione europeo, riprendendo anche qui alcune suggestioni di qualche tempo fa. Dunque, Dries, a te appunto un ultimo intervento e poi il dibattito. Grazie Andrea. Grazie anche per l'invito, dunque, per stasera. Dunque, come Andrea ha detto, sono vicepresidente della sezione belga dell'Istituto Storico del Risorgimento Italiano. E posso dire che questo istituto è nato negli anni 1957-8, quando all'occasione del 60° anniversario del Comité Belge de l'Histoire du Risorgimento, nell'anno 2016-18, abbiamo studiato la nascita dell'istituto con particolare attenzione, e un po' che, come Andrea ha già menzionato, ai protagonisti belgi come Louis Simon, Roger Aubert, chanoine Aubert, canonico Aubert e Robert Van Nuffel, ma anche con i loro colleghi italiani come Gisalberti, Pinkerle, Ciuntella, Fonsi, eccetera. Dunque è un po' la storiografia d'un rete intellettuale della storia del risorgimento negli anni 50-60 dello scorso secolo. Dunque vengo adesso un po' a parlare dei
questioni della ricerca, i fonti disponibili, le esperienze di studi condotte in differenti campi di indagine. Dunque, il nostro gruppo ha già fatto tante cose, come Andrea ha già menzionato, sulle relazioni fra il Belgio e l'Italia, ma è soprattutto sempre fatto nel un contesto europeo, dunque dal Risorgimento fino alla Grande Guerra. Le campi di indagine sono molto diversi. Ho già parlato un po' della storiografia sul Risorgimento, c'è anche la storia politica, c'è la storia religiosa che è molto importante perché due paesi che sono abbastanza cattoliche, naturalmente, anche il contesto del primo concilio del Vaticano, dunque Vaticano I, non dimenticare che Aubert ha fatto un gran lavoro già negli anni in cui non si faceva la storia contemporanea, ha fatto il grande lavoro su Pio IX, era molto progressiva nel campo delle scienze anche a Lovanio. Dunque anche la storia socio-economica delle scienze, culturali, letteratura, poesia, arte, eccetera. Un bel esempio, penso qui a mano, è un libro sull'anno 1866 e che quest'anno significa per Belgio, per l'Italia, ma in un contesto europeo. Dunque, quando vedo gli autori, come Domenico Maria Bruni, ha detto che cosa è l'anno 1866 nella storiografia italiana. Michel Dumoulin l'ha fatto la stessa cosa per la storiografia belga, ma ci sono anche relazioni economici scientifiche come l'organizzazione delle reti commercianti tra l'Italia e il Belgio a partire dagli anni 1863, che fanno per esempio i pianti a Liegi con rete nell'Italia nella rivoluzione industriale, anche sul livello monetario che hanno fatto il Belgio e l'Italia durante questi anni. C'è anche i grandi giuristi italiani che vengono a Liegi, per esempio Pasquali Mancini. Io personalmente ho studiato che si può trovare negli archivi dell'Annunziatura a Bruxelles sull'anno 1866, perché gli archivi delle Annunziature sono molto importanti per sapere tutto di un paese, non solo la storia ecclesiastica, ma una storia universale, si può dire, di un paese. E naturalmente c'è anche la rappresentazione delle Zuave, come mai hanno potuto, come si dice, introdurre delle studenti di 17 anni o di 18 anni delle collegi belghi cattoliche, ma anche dell'Olanda, per andare a lottare per il Papa in questo tempo. Ma anche come hanno visto i liberali, la framassoneria belga, come ha visto tutta la situazione in Italia, e anche la poesia, eccetera, eccetera. Dunque questo è un bel esempio, penso, come si fa e che sono le potenzialità per fare ancora la storia tra il Belgio e l'Italia in un contesto europeo dal Risorgimento fino alla la Grande Guerra. E parlando della Grande Guerra, naturalmente si sa tutto che l'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ha fatto il congresso con la Grande Guerra. Ho parlato un po' lì di una storia sconosciuta per tante persone, e ho fatto un altro libro, è un po' l'enigma
dei caduti italiani della Grande Guerra deceduti e sepolti in Belgio, e adesso ancora l'ho fatto con il Museo della Grande Guerra a Ypres, e adesso ci sono ancora italiani che ci contattano per sapere la famiglia, chi è sepolta in Belgio, perché hanno sempre pensato che sono sepolti in Germania, ma erano naturalmente portati dai tedeschi in Belgio occupato per lavorare. Dunque ci sono tante persone, più che 600, che sono sepolti italiani in Belgio. Ma posso forse anche dire che c'è anche, come ha detto Barbara Bracco, c'è anche la storia del risorgimento da sopra e da sotto, dunque sul popolare. E io ho un po' studiato la storia dello sport e, per esempio, gli inizi del Giro d'Italia, naturalmente c'è Daniele Marchesini che ha fatto un bel libro, L'Italia del Giro d'Italia, ma ho anche trovato delle esemplari o delle, come si dice, tracce nel Belgio di questo, come gli organizzatori del Giro d'Italia all'inizio hanno utilizzato l'istituto del Giro d'Italia per far ancora sapere alla popolazione italiana l'Italia, dunque la storia del risorgimento. C'erano sempre delle manifestazioni per ricordare delle grandi giorni del risorgimento durante il Giro d'Italia, per esempio. E forse per concludere vorrei un po' venire all'intervento di Roberto Regoli, dunque sottolineando l'importanza di archivi che non sono prima vista molto interessanti per il risorgimento, ma comunque che hanno tante cose da dire, sono gli archivi religiosi, ecclesiastici. Per esempio nel archivio dei congregazioni che hanno vissuto anche tutta la vicenda del risorgimento, ma anche naturalmente nell'archivio negli archivi vaticani. Ho già detto, menzionato le nunziature nell'archivio apostolico vaticano, ma c'è anche naturalmente l'archivio storico della Segreteria di Stato che ha tanti documenti su queste cose, dunque fino alla prima guerra e anche oltre. E per concludere, veramente posso dire anche la lunga storia del risorgimento è molto importante per il nostro gruppo belga, perché talvolta andiamo sopra i limiti, si può dire, della prima guerra, e andiamo anche verso gli anni 1960, perché c'è sempre una storia lunga tra italiani e belgi nel nostro paese, nell'Italia, ma anche in Europa. Dunque concludo così, grazie. Grazie mille, grazie davvero a te Dris, e diciamo anche per aver riportato l'accento sull'impatto sulla società, no, degli studi di risorgimento, che sarà uno dei temi su cui ci incontreremo nei prossimi seminari, sul quale discuteremo nei prossimi seminari. Un impatto che ci porta anche a riflettere appunto su un altro aspetto, cioè sul tema delle celebrazioni del risorgimento, vero? Perché appunto il primo centenario avviene appunto in un contesto molto mutato rispetto a quello che accade, non so, per le celebrazioni dopo il 25esimo di Porta Pia. Quindi si apre tutto uno scenario di riflessioni molto importanti. E vorrei prendere spunto anche da quanto hai detto sull'importante rapporto tra le associazioni di fine Ottocento e le istituzioni, le associazioni europee,
le istituzioni delle élite europee e le istituzioni nazionali. Questo è un tema che sta emergendo all'interno del gruppo di lavoro sulle élite europee del XIX secolo, e su questo Thomas Kroll sta pensando di organizzare un incontro proprio che abbia come tema questo rapporto tra la società che si organizza e le istituzioni nazionali che vedono appunto in queste associazioni di carattere culturale, religioso, politico, scientifico, professionale, vedono un elemento di innovazione. Bene, io credo che abbiamo messo dentro rapidamente, spero rispettando i tempi, rispettando anche la pazienza di tutti, dentro alle nostre riflessioni molti elementi di dibattito che saranno certamente anche oggetto delle riflessioni di chi ascolterà questo nostro dialogo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma che adesso può essere già elemento di dibattito tra chi è presente nel nostro incontro online oppure anche qui in presenza, perché qui ci ha raggiunti in maniera anche qui molto straordinaria Marco Pignotti, che magari vuole intervenire, ha dato una sua disponibilità ad aprire il dibattito. E credo anche che almeno nei giorni scorsi Pietro Finelli si era prenotato per intervenire. Se è collegato, lo prego di prepararsi dopo Marco. Prego Marco. Si sente? Oppure... Ecco, adesso sei abilitato a parlare. Okay. Intanto grazie per questo invito, che è stato abbastanza casuale, estemporaneo, ma più che piacevole. Io vorrei fare una... Non si sente? No credo adesso... debba attivare l'audio, ecco. Ok, mi... Marco ti sta dando l'audio. Sì. Attivato, sì, va bene. Andrea, devi spegnere il tuo. Ok, grazie, perfetto. Okay. Grazie Marco. Paura ci sia ritorno? No. Mi sento... Forse vuoi venire qui? Forse è meglio. Adesso si sente, forse meno problematicamente. Sì, se Marco mi dà un cenno di... Ok, penso sì. Perfetto, grazie Marco. No, dicevo, il mio vuole essere un intervento molto breve e mi permetto solo di raccogliere una suggestione che spero di rimbalzare costruttivamente al resto dell'uditorio, e che rubo a Barbara Bracco, perché il termine transizione rende il Risorgimento così vivo rispetto alla vetustà con il quale, diciamo, rischiava di essere ormai identificato, perché se Barbara, magari la pongo come domanda proprio a Barbara Bracco, se transizione può essere appunto anche un uso politico del passato, cioè il Risorgimento in Italia viene spesso rievocato in determinate fasi storiche, non casualmente quelle più drammatiche, quelle più nevralgiche, per talvolta legittimare il nuovo attraverso il passato, perché è stato rievocato il 21-22 e durante il dibattito 21-22 c'è un grandissimo richiamo di temi patriottici, ma ovviamente in crisi di Risorgimento, perché questo conferisce una maggiore forza a questo richiamo del passato. Chiaramente i movimenti nazionalistici, il fascismo stesso fa un ampio uso di temi risorgimentali, patriottici, ma risorgimentali. Cioè le grandi battaglie del Risorgimento vengono richiamate dal movimento fascista.
in maniera esplicita, ma non solo dopo, cioè quando c'è il risorgimento in camicia nera, prima, nella fase precedente all'ascesa al potere. Quindi c'è una, diciamo, transizione, un uso politico del passato che ritorna, quindi un risorgimento molto vivo e che si rinnova appunto in questo, come possiamo dire, uso talvolta anche manipolatorio del risorgimento. E con questo voglio chiudere questo primo, questa prima riflessione. La seconda riflessione è brevissima, perché non posso non regalare a Carlo Fiorentino un riconoscimento, avendo cresciuto una generazione di storici in archivio. Il richiamo che lui fa delle fonti, certo, difficili da compulsare, i carteggi, i diari, gli epistolari, che sono delle fonti tremende molto spesso, le calligrafie impossibili, ne ha citati alcuni, ma se ne potrebbero citare altri, Minghetti, Cabinetigny, su tutti, perché forse sono i più impenetrabili, però sono fonti fondamentali, cioè chi si era cimentato 50 anni, 100 anni fa in questa ricostruzione ci ha comunque fornito delle fonti che sono stati fondamentali, cioè sono state centrali nello studio e nella ricostruzione di tanti percorsi. Nella formazione di noi giovani ricercatori c'era 20 anni, più di 20 anni fa, ma lo posso dire, tutti invecchiamo, spero non il risorgimento da questo punto di vista, c'era la trascrizione, il recupero di un carteggio. Io alla Fondazione Spadolini ho iniziato trascrivendo dei carteggi e uno dei più disgraziati fu proprio quello di Minghetti, la cui calligrafia ricorda ancora come una delle più tremende in cui mi sono imbattuto, però effettivamente è stato utile, un esercizio utile, soprattutto negli anni della formazione. Ecco, io spero che si ritorni a recuperare questo tipo di fonte. Mi taccio e ringrazio ancora Andrea Ciampani per l'ospitalità che mi ha regalato estemporaneamente in questo viaggio romano. Andrea, rispondo io subito, vuoi raccogliere certo. Come no, vuoi? Certamente. Io non posso che dare ragione a Pignotti, nel senso che nelle transizioni, soprattutto più drammatiche della storia italiana, il Risorgimento si è offerto come grande narrazione che poteva e doveva coprire cicli politici nuovi. Negli anni di cui vi ho parlato, il 21-22, non a caso, e anche un pochino prima, non a caso c'è tutto un dibattito sul pensiero mazziniano che coinvolge pienamente uomini legati poi al regime fascista. Come d'altra parte, lo ricordavi anche tu, Andrea, negli anni 43-44, ancora una volta il Risorgimento diventa la bandiera, una delle bandiere dell'antifascismo. In quel caso la grande narrazione ottocentesca è un supporto, un aiuto nel segno della continuità. È chiaro che però nel momento in cui si utilizza il mito del Risorgimento per passaggi politici traumatici, come la storia italiana purtroppo ha evidenziato in più di una fase, è chiaro che stiamo parlando di un altro Risorgimento, è un altro Ottocento quello che viene messo in scena. E lo si vede già nella Grande Guerra. Prima, non sono riuscita a puntualizzare il fatto che il canone risorgimentale, così come l'ha disegnato tra gli altri Alberto Banti, dal punto di vista popolare regge, perché se si va a vedere la propaganda, soprattutto quella visiva, i manifesti, le cartoline della Prima Guerra Mondiale, lì il canone ottocentesco c'è e come. La nazione intrecciata col tema del sangue, del sacrificio, la nazione come famiglia. Tuttavia questo richiamo al Risorgimento e alla narrazione ottocentesca
contiene già degli elementi nuovi, perché dopo Caporetto e il, anche nella propaganda italiana che guarda, che ha un occhio rivolto al passato, è costretta a misurarsi col carattere industriale della guerra, con la morte di massa, e lì qualcosa cambia. Però certamente da quel punto di vista il Risorgimento si è offerto e forse in parte si offre ancora oggi come narrazione culturale ad uso anche politico, ma questo appartiene soltanto ai grandi avvenimenti. Grazie Andrea. E grazie a Pignotti per la, a Marco per la sollecitazione. Grazie mille, grazie per queste tue considerazioni. Vorrei ancora aggiungerne una, forse anche proprio alla luce delle documenti archivistici, a proposito di quello che si diceva dell'occupazione tedesca di Roma e da presenza a Roma naturalmente di un governo che guarda alla Repubblica Sociale Italiana. Anche qui l'uso del linguaggio non è dei termini non è casuale, la Repubblica Sociale Italiana, e esponenti della Guardia Nazionale della Repubblica Sociale Italiana nel febbraio del 44 entrano, violano l'extraterritorialità della Basilica di San Paolo fuori le mura, scatenando una polemica sull'argomento, appunto, perché è stato violato un territorio extraterritoriale, per arrestare, come voi sapete, coloro che si erano rifugiati sotto appunto gli antifascisti, i militari cercavano un esponente militare, ma naturalmente hanno arrestato giovani, hanno arrestato ebrei che erano rifugiati lì nella basilica. Ora, perché dico questo? Perché i giornali, naturalmente, l'Osservatore Romano protesta per questa violazione, e i giornali del regime invece sostengono appunto che la Chiesa è stata presa con le mani nel sacco, ecco, ha ospitato gli antifascisti. Nel giornale in cui appunto si fanno queste precisazioni dei giornali dell'opinione pubblica orientata dal regime, siamo nel febbraio del 44, mentre l'Osservatore Romano ricorda i patti lateranensi, sui giornali di regime si ricorda la Repubblica Romana, si ricorda la Repubblica, si celebra la Repubblica Romana. Quindi c'è anche l'uso, vero, l'uso politico del Risorgimento in momenti, appunto, anche qui, forse quale quello più di transizione di Roma città aperta, vero, cosiddetta. Bene, quindi il tema è certamente un tema cruciale, interessantissimo. Quindi ringrazio tutti per aver discusso di questo, e vorrei solo però aggiungere un'osservazione che faceva Regoli all'inizio dei nostri ragionamenti, cioè le narrazioni e nello stesso tempo entrare nei fatti, dentro i fatti, cioè sono i fatti e c'è la narrazione dei fatti. Dunque noi ci dobbiamo muovere considerando questi due diversi livelli, no? E quindi tenere presente, entrare nei fatti e tenere presente le narrazioni che dei fatti stessi sono state poi costruite, talora anche dalle elite contemporanee, vogliamo dire così. Bene, se ci sono altri interventi, Pietro non lo vedo, forse si era collegato prima, ma nel momento non lo vedo, Pietro Finelli. Forse possiamo chiudere qui il nostro incontro, se non ci sono altre sollecitazioni. Bene, io ringrazio Andrea, tutti. Mi senti? Ah no, scusami. Andrea, ecco, sono Pierangelo, ciao. Oh, Pierangelo, ecco. Bene, vederti, ho visto il tuo nome. Ma ciao a tutti, buongiorno a tutti. Volevo solo fare una riflessione a margine di quello che ho sentito dall'amico Carlo Fiorentino, da Marco Pignotti, sulla necessità di ragionare di nuovo un po' sulle fonti, perché questo francamente deve preoccupare un po',
perché sappiamo benissimo, come tu Andrea hai detto, che ormai questi lavori non hanno più la premialità in università. E quindi, come diceva Talamo, se non ci sono le fonti non c'è storia. Ed è una riflessione che secondo me va fatta anche alla luce del fatto che i filologi ci stanno mangiando l'insalata in testa, nel senso che adesso è finita loro la palla delle fonti. Tempo fa, qualche giusto un mese fa, è uscita un'edizione delle Confessioni di Santa Rosa, importante edizione uscita dall'edizione dell'Orso di Alessandria, che è curata da una letterata. Quindi questo ci deve far ragionare su questo aspetto. Tu lo sai, l'ho detto anche ad altri, adesso con l'Archivio di Stato di Torino ci siamo lanciati, mi sono lanciato in questa impresa dell'epistolario digitale di Vittorio Emanuele II, e che Dio ce la mandi buona, ecco, insomma, cioè è una, ormai anche oltretutto quello che diceva Carlo, non c'è più editore che pubblichi fonti cartacee. Questo è un altro problema. Edizioni come quella di Virloge, dell'epistolario di Massimo D'Azeglio, è giunto al 12° volume, ma con, come dire, non so, con una grandissima fatica dell'autore, che è stato uno dei pochissimi ad aprire e chiudere un epistolario in solitaria, ecco, ma anche degli editori che in qualche maniera sono sempre in affanno. Sappiamo che l'epistolario di Cavour ha rischiato all'inizio degli anni 2000 di non essere concluso se non interveniva una famosa fondazione bancaria, ecco, per non fare nomi. Quindi questo deve un po' far riflettere sulla necessità di ripensare un po' la valorizzazione di questi lavori e anche sulla modalità di espressione di questi lavori. Grazie. Grazie a te Pierangelo per questo intervento prezioso, veramente, perché torna, ci aiuta a, a chiudere un po' il cerchio dei ragionamenti. Bisogna sviluppare la ricerca, ma nello stesso tempo sostenerla sul piano anche delle istituzioni, sia quelle universitarie, sia quelle delle istituzioni culturali, perché il dibattito che tu hai introdotto è il dibattito che da anni anima, per esempio, l'AICI, le associazioni degli istituti di cultura. Quindi siamo veramente in un momento delicato e speriamo che anche questo nostro dialogare aiuti a suscitare attenzione e interesse dal punto di vista delle istituzioni, perché certamente un'associazione come la SISCO può dare un grande contributo al dibattito in questo senso. Ti ringrazio, ringrazio tutti voi ancora di essere qui presenti a quest'ora. Vorrei ringraziare in particolare Marco Atterrano e Federico Mazzini che ci hanno accompagnato a questo primo seminario, cui seguirà naturalmente il secondo, e l'appuntamento è, come comunicato, per il 25 novembre, e speriamo di vederci di nuovo tutti quanti il 25. Grazie a tutti per la vostra presenza e arrivederci. Ciao, buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, grazie.